Oh, mi sa che siamo in diretta, mi sa che sono in diretta, sono dal vivo, sono live, la vostra Lady Montecchi è live. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici che state seguendo questa trasmissione, mi sento un po' emozionata, mi sento un po' a un debutto tecnologico, perché vabbè, io non è che sia proprio famosissima per la mia grande tecnologia, però questa mattina ce l'ho fatta, mi sento carica e prontissima per rispondere alle vostre deliziose domande. Amici, chiamate Romeo Giulietta, a me cambia il mondo. Sono Roberta Faccani, sono Lady Montecchi, come tutti voi sapete, e ci sono delle domande interessantissime che mi avete posto e alle quali ho cercato di prendere anche degli appunti. È un po' come la presentatrice, io vi un po' la giornalista, questa mattina un po' la giornalista, chissà se sì, poi mi chiamano a fare anche il telegiornale. Vabbè, allora, senza indugiare, vedete, ho messo anche l'occhiale da professionista questa mattina, perché sono un po' accecata, come diceva la Marchesini, allora è meglio leggere con gli occhiali. Senza indugio, senza inganno, comincio subito a rispondere alle vostre domande, amici. Sono tantissime, sono tantissime, sono interessanti, mi sono divertita molto anche perché ho dovuto un po' pensarci su per non essere banale o e per cercare di darvi delle risoluzioni, diceva la Marchesini, che vi possano essere veramente, come posso dire, di aiuto per comprendere meglio me, il mio personaggio, e per raccontarvi ancora meglio della mia carriera, delle mie faccende personali. Volete sfrucugliare e ce l'avete fatta, potete sfrucugliare la Faccani. Ah, Madonna che nasone che c'ho. Vabbè, allora cominciamo subito con Valeria, ecco già ho sbagliato il nome. Valeria Restivo Pantalone che mi chiede: mi sento un po' quelle che fanno l'oroscopo. Vabbè, a quanti anni sei salita per la prima volta su un palcoscenico? Guarda, secondo me ci sono salita da sempre, nel senso che mi ricordo mia madre che mi diceva che già a 3 anni ballavo e cantavo Raffaella Carrà e quant'altro, quindi io mi sa che sono un po' egocentrica del mio e la mia vita è un palco. Però fondamentalmente, adesso siamo seri, diciamo a livello amatoriale, a livello proprio di gioco, di scherzo, sono salita all'asilo. Mi hanno fatto fare qualche spettacolino all'asilo perché mi ricordo c'ho delle documentazioni fotografiche a tal proposito, quindi sarà stata una recita dell'asilo. Poi però alle elementari io ho avuto una insegnante, una maestra favolosa, la ricordo, Raimonda Fiori, perché è un mito nella mia città, io sono nata e cresciuta ad Ancona e tutti ricordano questa insegnante perché è stata un po' un'antesignana delle discipline artistiche, dello yoga, faceva fare delle cose stupende. Oltre ovviamente alle materie didattiche normali, che erano veramente una novità assoluta, perché io sono del Paleolitico, voi ve lo ricordate, quindi dal tempo del Mesozoico e del Paleolitico, erano rare le insegnanti che facessero fare delle discipline artistiche. Lei ce l'ha fatta fare tutte, dalla ginnastica artistica, la danza, il canto, la musica, il pianoforte, eccetera, eccetera, la ceramica. E mi ricordo che mi faceva cantare, ballare, recitare, io ero sempre la solista, e quello che io ricordo molto bene, che mi differenziava particolarmente dagli altri bambini, era che io facevo subito i controcanti, molto facilmente, facevo le terze, facevo le quinte, sapete cosa sono i controcanti, no? Le seconde voci. Mi veniva spontaneo trovare subito le armonizzazioni giuste e questo credo sia un talento veramente connaturato dentro di me, perché a 6 anni una che ti prende i controcanti senza sbagliarli. Probabilmente un po' di musicalità ce l'ha. E lei capì questo mio dono e mi invogliò sempre a cantare, a fare anche appunto la solista. Io arrivavo a tutte le tonalità che volevo. È una dote di natura.
Non c'ho cantanti dentro la famiglia, però evidentemente il buon Dio mi ha dato questo dono. Però, se vogliamo parlare del primissimo debutto in un palco ufficiale di una certa importanza, io devo risalire al 1990 e a Castrocaro Terme. I più giovani non sapranno proprio cosa sia Castrocaro Terme. Io però vi posso assicurare che Castrocaro, tra l'altro, ancora esiste, è un concorso canoro. Ma soprattutto Castrocaro Terme, nella mia epoca, era un concorso che apriva le porte a Sanremo. Io arrivai seconda e fu proprio il mio debutto. Io mandai una cassettina, pensate, e mi chiamarono immediatamente in finale, una cosa che oggi non succede proprio più, quasi più, non credo che possa accadere. Io non avevo produttori all'epoca, non sapevo neanche cosa fosse un manager. Io vivevo a casa mia, andavo a scuola, vivevo in famiglia, ero una ragazza molto normale, insomma, normale. Una un po' anormale perché ero già sulla luna con i sogni, però mi concevo una vita veramente molto molto tranquilla, tra libri di scuola e massima cosa che facevo già ginnastica artistica. Mi sono iscritta con il TV Sorrisi e Canzoni, pensate, c'era da mandare un tagliandino e sono salita immediatamente su questa finale del palco di Castrocaro con l'orchestra dal vivo. E chi ci aveva cantato mai con l'orchestra dal vivo? Non avevo manco cantato mai su una base, sinceramente. Avevo cantato sul registratorino dentro la camera con la scopa, facendo finta che fosse un microfono. Insomma, erano quegli anni lì. È andata bene perché sono arrivata seconda. Potevo anche vincere se l'emozione non avesse colto troppo, però il debutto così ci sta. Ma arrivò subito una chiamata discografica dell'allora Polygram, che oggi non esiste più, era un'etichetta molto importante. E poi, per non so quale strana alchimia del destino, questo disco non si fece e quindi è cominciata la mia lunghissima gavetta. Va bene, Valeria, spero di averti accontentato con questa risposta. Andiamo a Chiara Zoppi. Chiara Zoppi che mi chiede: se non avessi intrapreso questa magnifica carriera, che lavoro avresti voluto fare? Ma che ne so, io non ci ho mai pensato fino in fondo, è un'altra cosa, sia ben chiaro. Però con il senno del poi, non so se farei ancora l'artista, perché l'artista è tosta, eh? È una vita di sacrifici. Non pensiate che sia solo quelle 2 ore che ci vedete sul palco, quei 5 minuti che ci vedete in televisione. Tutt'altro, direi che è arrivato un messaggino. Speriamo che sia una cosa bella, vediamo un po'. Ah no, è la pubblicità. Va bene, ok, perché ho il cellulare qui, perché se sbaglio qualcosa poi qualcuno mi correggerà, come diceva Papa Giovanni Paolo II. Ma dicevo, non rifarei forse l'artista, perché l'artista è un lavoro molto duro che impegna a 360 gradi la tua vita, la tua esistenza, e tutto il giorno stai lì aspettando una chiamata, un provino, un'audizione, un lavoro. Ci sono dei momenti bui, ci sono dei momenti di esaltazione, c'è tanto sacrificio, tanta disciplina, tanto studio dietro. E allora forse mi metterei a fare la dentista, eh? Così faccio quelle dentature all'americana stupende. Ah, sì. Mi rifaccio, oppure la chirurgia plastica, mi rifaccio tutta. No, bando agli scherzi. Allora, avrei fatto la batterista. È sempre una disciplina artistica, lo so, ma vi giuro sulla cosa più cara che ho al mondo. Però con gli senza occhiali, stamattina sono truccata bene, sono caruccia.
Avrei voluto studiare ancora meglio la batteria, che ho soltanto cominciato in maniera abbastanza informale, da autodidatta, da ragazzina. Avevo preso la mano a prendere delle lezioni, dopodiché era troppo importante per me come posso dire, il canto. E dunque è successo niente, è successo che ho deciso di mollare la batteria per affrancarmi ancora di più nella disciplina della voce. No, me li rimetto. Vabbè. Poi voglio sapere com'ero, se sono venuta bene, se sono carina. Ci tengo, ci tengo, ci tengo. Sono un po' così. Una donnina in cerca di complimenti stamattina. Come sarà mai? Però, tornando alla tua domanda, Chiara, carissima, avrei forse intrapreso una carriera di psicologa o di criminologa. Ta-na-na-na, come la mia omonima, la Roberta Bruzzone, che tra l'altro è una mia amica, insomma, amica. L'ho conosciuta, ci siamo conosciuti in una trasmissione televisiva qualche anno fa, anzi, dietro le quinte di una trasmissione, aspettavamo, io ero con Mattia Bazzar e lei ovviamente era sola, che non so che cosa dovesse fare, e mi stette tanto simpatica subito. È la mia omonima, la stimo molto e volevo, insomma, dire che probabilmente avrei voluto intraprendere la sua strada, perché trovo che la mente umana, sviscerare la mente umana sia qualcosa di fantastico, no? Entri nei meandri del cervello delle persone e capisci le loro manie, le loro peculiarità, i loro difetti, le loro fobie, le ancestrali paure. Insomma, questa capoccia qui a me interessa tanto, come interessa peraltro l'anima. Però la suora. Ci ho pensato, però ho detto, mi devo svegliare stamattina a fare le preghiere. Eppure, essendo tanto religiosa, voi lo sapete, temo che non sia proprio la mia strada, anche se poi ho quello che vorrà il Signore, magari a 70 anni mi faccio suora, che ne so, questo bisogna vedere, ecco, il destino di ognuno. Però, ripeto, o la batterista proprio drumming. E diventare come Jeff Porcaro, che è il mio idolo da sempre, e accidenti. Questo è forse l'unico rimpianto che ho, non aver veramente imparato in maniera super professionale come il canto. Mi scoccio un po', perché vorrei tornare indietro, faccio sempre in tempo a prendere lezioni di batteria e andare avanti, però farlo a professionista, insomma, forse siamo un po' in ritardo sui tempi. E dunque, il batterista, uomo proprio, con rinascere, proprio fare tutto quello che i batteristi fanno, che io trovo sia una cosa, perché il senso del ritmo è, a mio avviso, una delle cose più rare, più difficili da avere. Magari c'è il senso melodico, però il senso ritmico è una cosa particolare. Chi ce l'ha, c'ha un gran dono. E quindi anche, no, gli arti, i quattro arti che possono, le due gambe, le due mani che possono fare delle cose separate, separazione degli arti in questo senso. La separazione degli arti sembra una cosa un po' brutta, no? Però voglio dire, nel senso che tu puoi fare dei tempi, tenere dei tempi diversi gestendo quattro cose contemporaneamente che fanno quattro cose diverse. Che figata. Oppure, ripeto, la dottoressa Brugione con tanto di occhiale farei la criminologa e andrei a scoprire tutti i serial killer del mondo. Andiamo avanti, amici. Francesca Valentini mi chiede: in altre interviste ho letto che ti piacerebbe cimentarti con un ruolo maschile. Sì, hai letto bene, hai letto bene. Vorrei fare un maschio, un travestì, è il sogno della mia vita. Fatemi fare un uomo. Travestitemi da uomo. Che personaggio maschile di Romeo e Giulietta? Naturalmente lei è una nostra affezionata, quindi mi chiede: che personaggio maschile del nostro Romeo e Giulietta ti piacerebbe interpretare? Allora, ce ne sono tantissimi di ruoli maschili interessanti.
Direi che i ruoli maschili di Romeo e Giulietta sono portentosi, tutti, tutti, dal primo all'ultimo. C'è quell'inizio con Verona del nostro principe, che è gran pezzo, proprio piacerebbe cantarlo assai. C'è Mercuzio che con quei sovracuti, il nostro Luca eccezionale, sono tutti bravi. I miei compagni di lavoro sono tutti bravi. Però, se proprio dovessi scegliere il ruolo che mi, così, mi stimola di più le corde dell'anima, sceglierei Tebaldo. Quella cattiveria, quell'essere pazzoide, con la bravura, tra l'altro immensa, di Gianluca Verolli, a me mi affascina tutte le sere. Quindi sceglierei il personaggio di Tebaldo, perché mi diverte proprio l'idea di poter fare il cattivo in quel senso lì, che tra l'altro ha delle sfaccettature umane, no? Perché lui a un certo punto dice: io non ho colpa se sono così. Insomma, mi strugge il cuore pensare che uno è diventato cattivo perché una famiglia non ce l'ha avuta, insomma, non gli hanno insegnato l'amore. Dunque, credo che Baldo sia proprio il personaggio che io vorrei interpretare. Attenzione, Rolli, che venga a fare che ti rubo la parte. No, amore mio, però che bello, bravo Giallo, bravo tutti quanti. Però insomma, io ho la mia dicima esatta. Andiamo avanti con Valentina di Benedetto. Volete un caffè? Volete intanto che vi preparo un caffè, amici? Vado di là e mi preparo la tazzina col caffè. Vabbè, dopo vediamo se riusciamo a farci anche un caffè insieme. Valentina Di Benedetto mi dice: quali sono i tuoi punti di riferimento musicali? Quali sono gli artisti che hanno formato il tuo gusto musicale e fatto nascere in te il desiderio di cantare? Ah, che domandona! Questa è una domandona. Allora, parliamoci chiaro: io sono figlia del soul e del rock, del rhythm and blues e del funk. Io sono nata con, cresciuta con Tina Turner, Patti LaBelle, Chaka Khan, Whitney Houston. Mi sono forgiata con le grandi voci nere, perché loro hanno il power, ok? Le voci nere hanno il power e devo dire la verità che mi hanno sempre entusiasmato, perché quello che hanno le voci nere dentro qui, in questo tratto vocale, in questa gola, in questa laringe, lo sanno solo loro, sono speciali, sono diverse da noi cantanti bianchi. È inutile che volemo fare nere, ma tanto c'è qualche cosa di connaturato nel DNA e canta in una maniera divina. La mia preferita in todo è proprio Whitney Houston, la compianta Whitney, però insomma Aretha Franklin, Etta James, le ho dette tutte, quelle che mi piacciono di più, ve le ho dette tutte. E poi il rock, io proprio sono una rockettara, cioè io mi rendo conto che già a 7 anni, 8 anni, 10 anni andavo a cercare le cose rock, perché evidentemente il beat sta dentro di me. Dunque, i Toto, che sono il mio gruppo preferito, tutti lo sapete, Steve Lukather era il chitarrista della mia vita, e poi The Knack, che era il gruppo di Mike Sherona, con il quale io sono cresciuta, proprio una delle icone della mia vita. Le Go-Go's, il primo gruppo femminile ad entrare in classifica, arrivare primi in classifica. Voi non ve lo ricordate, giovanissimi fanciulli e giovanissime fanciulle, ma andate a vedere, no? Fatevi anche un po' una cultura. È stato il primissimo gruppo formato da sole donne a sbancare le classifiche. Erano gli anni 80, erano gli anni 80, Dio mio, erano gli anni 80, non ci si può credere. Quindi uno qua, so con quanti anni ci avrà la Faccani, vabbè, tanto c'è scritto, quindi e io mi forgiavo con i Police,
mi sentivo i Genesis e soprattutto con Phil Collins. E poi ho amato tantissimo una cantante francese, pensate, famosissima sempre in quegli anni lì, Gesh Paty, quella di Etienne, in Italia diventò famosa per Etienne, Etienne, oh, tiens bien! Però fece dei dischi memorabili, di una modernità allucinante. E quindi io il rock proprio ce l'ho nel cuore. E se andiamo proprio a sviscerare ancora meglio questa domanda, io mi sono presa degli appunti perché vi volevo dire che io non ho mai vissuto la musica in maniera femminile. Adesso vi dico che cosa voglio dire con questa affermazione. Che sinceramente io, pur non essendo una strumentista, una grande strumentista, io strimpello la chitarra, strimpello la batteria, mi accompagno con gli accordi così al pianoforte per poter comporre, però non andrei mai a fare un concerto a farvi sentire quanto sono brava a suonare gli strumenti, perché non è vero. Però mi sono sempre sentita una musicista. Proprio di concezione, non una cantante, un interprete, quelle, no? Le belle signorine che si vestivano bene per andare a sentire la voce, andare a sentire quanto so brava cantare. No, non me ne è mai fregato nulla di questa cosa qui. Ho sempre vissuto con i musicisti maschi. Proprio venivo catapultata già dai 20 anni in queste band con i musicisti con la puzza sotto il naso, come li chiamavo io, veramente molto bravi, i più bravi dell'epoca. Io ho avuto la fortuna di suonare con i musicisti italiani più bravi. Sono stata fortunata. Mi chiamavano, probabilmente avevano fiducia in me, e quindi in questa lunga gavetta che ho fatto, mi hanno insegnato loro ad ascoltare la musica buona. Mi hanno insegnato loro l'essi jazz, ascoltare il jazz, ad ascoltare la fusion, per esempio, che è un altro genere strumentale importantissimo. E tutti questi nomi strani di gruppi come gli Spyro Gyra, che ne so, gli Uzeb, no? Voi pensate che io stia dicendo delle parolacce in questo momento, però sono tutti nomi, oppure l'Incognito, che sono già un pochino più famosi. Io mi sono forgiata con questa musica, mi sono preparata, grazie anche all'aiuto di questi musicisti che mi hanno scaramentato a fare delle serate anche molto difficili dal punto di vista del repertorio, e insegnandomi a stare sul palcoscenico con loro e a essere però leader. Io non mi sono mai fatta mettere i piedi in faccia da loro, perché loro ci provavano, i maschietti, perché capricciosetti e anche un pochino presuntuosetti. Ma io, capa tosta quanto loro e più di loro, mi sono fatta sempre rispettare. Allora cosa devo fare per farmi rispettare, secondo voi? Dovevo essere ancora più brava di loro, cioè dovevo essere alla pari, perché la stima dei musicisti te la conquisti solo se c'hai sotto gli attributi. E allora sì, è andata proprio così, è andata esattamente in questa maniera, cioè io mi sono comportata studiando, acculturandomi nella musica. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Io mi sono un po' persa. Non avevo detto un'altra cantante di musical che amo tantissimo, che si chiama Jennifer Holliday e che insomma, è la mia cantante preferita dal punto di vista del teatro musical, quella di And I am telling you! E non è Jennifer Hudson che è venuta dopo, è quella che ha creato proprio Dreamgirls, quella che ha cantato prima in Dreamgirls. Sto diventando prodista, vabbè, però voi credo che siate contenti che vi dico più cose di me. Allora, come mi sono formata? E poi mi sono formata anche con Sanremo. Arriviamo al nostro. Prima ho fatto l'aulica, no? Jazz di qui, jazz di là, e però io ero quella che stava davanti alla televisione ogni Sanremo.
non ne scampavo uno. E dunque mi ricordo davvero di aver passato delle nottate anche ai dopo festival, facevo le classifiche dal miglior interprete alla migliore canzone, il miglior vestito, e mi ricordo dall'ultimo dei giovani che arrivava ultimo, che ha vinto ogni anno il festival, ero proprio un amante. Perché? Perché sognavo di arrivare in quel palcoscenico, e quando ci sono arrivata nel 2005, insomma, i big, è stata una grande soddisfazione. Quindi sognare da ragazzina di calcare un palcoscenico, alla fine ce la fai e vai a lavorare con, insomma, una grande band, e ti fai accompagnare dall'orchestra, è una delle emozioni più belle che un artista possa provare, ve lo posso assicurare. Davvero una cosa meravigliosa. Anche se vi devo dire la verità, non so mai scegliere fra la discografia e il musical, ma poi credo che ne parleremo più. Dunque, allora, qual era l'altra domanda? Qual era l'altra domanda? Mi sono persa un po' il foglietto, non so se sto andando per ordine. Allora, vediamo un po'. Mi chiede anche se dovessi fare un disco di cover, quali brani ti piacerebbe interpretare? Quali brani ti piacerebbe interpretare? Ma guarda, io questo sogno di fare il cover, insomma, non è che sia proprio un grande sogno, perché io faccio la cantautrice prevalentemente, quindi è più un sogno quello di scrivermi canzoni di default, no? Per me o per altri artisti, perché mi piace anche comporre ovviamente per altri. Cantarmi le cover, l'ho cantate una vita durante le serate, ho fatto anche dei dischi di cover con i Mattia Bazzara, però per chi ha la velleità di farsi la propria strada cantautoriale, non è proprio il massimo. Se proprio dovessi così celebrare qualche cosa, forse avrei un'idea, però non te la voglio dire tutta proprio, perché magari no, è un sogno nel cassetto, me lo tengo un po' per scaramanzia chiuso dentro. Diciamo, ti do un indizio, magari rileggere in chiave jazzistica dei pezzi molto popolari. Ecco, basta, ti dico questa cosa qua. Per una sorta di divertimento, di riuscire a riarrangiare in chiave aulica, chiamiamo così, delle cose che proprio tanto auliche magari non sono musicalmente. Allora sarebbe una sfida, perché lì ci metterei anche del mio dal punto di vista degli arrangiamenti, della ricerca musicale, dei suoni, del mondo, e mi chiuderei nella sala di registrazione, che è un habitat a me congeniale. Io potrei stare delle ore davanti a uno studio con un banco, no? Con il banco digitale o analogico, stare delle ore in sala di registrazione con la cuffia, vi saluto. Non c'è pranzo, non c'è cena, lo sa bene il mio socio, lo studio dove lavoro, perché mi devono staccare la spina. Oh, mi devono staccare la spina, direbbe Loredana Bertè. E vabbè, faccio anche le imitazioni stamattina. Vabbè, come mi ha preso? Come mi ha preso? Andiamo avanti. Beatrice Dolci, come ti prepari prima di entrare in scena? Hai qualche rito particolare? Allora, proprio dei riti, forse no, però prego. Tanto una preghiera che vada tutto bene, questo senza dubbio tutte le sere. E che soprattutto dall'alto mi si dia la forza, la concentrazione, la determinazione a fare sempre il meglio che posso durante ogni performance. E
ogni pubblico ha diritto al meglio da ogni artista, in ogni rappresentazione, in ogni volta che tu sali su un palco, devi omaggiare al meglio chi ti viene ad applaudire, chi ha comprato un biglietto e che ti ama e che ha desiderio di ascoltarti cantare, recitare, ballare, qualsiasi cosa tu faccia. Quindi onorare al meglio il pubblico. E poi passo 5-10 minuti in ascolto di me stessa, nel senso che mi concentro, non amo molto il chiasso prima di salire sul palco. E chi mi conosce, forse sì, un rito ce l'ho, faccio dei chilometri, nel retropalco, comincio a camminare su, se non sono l'unica. Non sono l'unica, incontro sempre soprattutto un collega durante queste passeggiate, queste maratone dietro il palco. Io cammino, che c'è chi, allora, perché poi ognuno la vive a modo suo, c'è chi sta fermo, c'è chi si pettina, c'è chi si scalda solo la voce, c'è chi chiacchiera, chi mangia, proprio ognuno la vive a modo suo. Io sto lì in concentrazione, dopo essermi scaldata un pochino la voce. Ecco, i 5-10 minuti di riscaldamento ci vogliono, perché a freddo non è il caso di andare mai. E poi, dopo la mia preghierina, questa lunga camminata aspettando di salire sul palco. Ok? Però, insomma, niente di particolare. Probabilmente scaricare un po' le tensioni, no, dell'emozione prima di salire sul palco, che c'è sempre. Chi non ha emozioni di salire sul palco, qualcuno c'è, è fatto così, io non so come fa, io ce l'ho sempre, e nonostante gli anni di carriera, rimane sempre quella punta di emotività, che però è adrenalina e che ti fa dire dai, adesso sei pronta, vai e spacca. Erika Tanzilli, che cosa mi chiede? Che differenza c'è tra cantare in un concerto e in un musical? Allora, mia cara, sono due mondi quasi agli antipodi. Ti posso cominciare a dire questo, nel senso che sono due approcci artistici completamente diversi. Avendoli provati tutti e due, ti posso dire che non c'è una vicinanza fra questi mondi. È proprio tutto molto diverso. Il teatro ha un sapore, un odore, ha delle, come ti posso dire, ha delle richieste stilistiche e tecniche completamente diverse dalla discografia, a partire proprio dal tipo di comunicazione finale. Perché tanto è la comunicazione quella che conta, no? Cioè tu devi comunicare qualche cosa e arrivare al pubblico. E cosa cambia soprattutto? Numero uno, che nella discografia devi essere tu a 360 gradi, più personale possibile. Quando io vado a fare i concerti sono Roberta Faccani, quindi la mia gestualità, la mia voce, molto libera, molto senza sovrastrutture, senza una preparazione intellettuale in questo senso, vi spiego poi che cosa voglio dire. Libera anche di improvvisare, soprattutto. Io amo molto l'improvvisazione durante i concerti e c'è un'interazione con i musicisti. È molto forte, perché quando sei in un concerto hai la band che ti suona accanto. E dunque non puoi fare a meno di interagire e lo devi fare. E c'è un pubblico differente, quello delle piazze, quello dei club, è molto differente da quello del teatro, che invece ha una rarefazione, no? Direi un respiro molto differente, perché tu lì non stai facendo te stesso. Ricordiamoci che nel teatro noi interpretiamo dei personaggi, ok? Cioè Roberta Faccani è al servizio di Lady Montecchi in Romeo e Giulietta, non è Roberta Faccani che si esibisce. Attenzione, in quel momento io sono, divento Montecchi, io sono, divento il mio personaggio. La richiesta registica ben precisa va seguita bene a dito.
Quindi respirerò, mi muoverò, sentirò, vivrò, parlerò, mi muoverò e canterò come il personaggio mi richiede di essere. Ok? Quindi anche vocalmente ci sono a volte degli approcci diversi. Vale a dire, in Montecchi, per esempio, parliamo di Montecchi. Montecchi, c'è stata proprio una, come posso dire, uno studio, da parte mia che mi ha portato a dover penetrare, il personaggio in maniera, da capirlo prima di tutto, questa donna, intanto madre, e io non sono una madre nella vita, per cui fondamentalmente già è una cosa di molto differente da me. E poi è una donna che implode piuttosto che esplodere, ok? È un atteggiamento di pancia, di tenere dentro la pancia, come mi chiedeva Giuliano, piuttosto che tirare fuori, elargire energeticamente il suo dolore, il suo odio, tranne nell'odio che vocalmente mi è abbastanza complementare, vicina alle mie peculiarità. Già in Due cuori di donna io ho dovuto ricercare la voce Montecchi, ricercare un tratto delle mie possibilità vocali che potesse assomigliare a lei. Dunque, vedete, c'è proprio un approccio differente. Tu in teatro sei un personaggio, nel palco sei persona. Ora è chiaro che a volte riesci, ovviamente, a portare un po' di te, anche di te stessa, all'interno di un personaggio, come è giusto che sia. Ma ci sono dei personaggi in cui ti devi proprio stravolgere completamente, che sono lontanissimi dal tuo modo di pensare, dal tuo modo di essere. Voglio dire, pensiamo a Tebaldo, torniamo al Tebaldo di qui sopra. Gianluca mica è un assassino cattivo e dunque ha dovuto sentire questo odio preponderante dentro di sé e trasformarlo in gestualità, in atteggiamenti, in voce. Il mondo del teatro è un mondo interessantissimo, così come anche la discografia. Poi cambiano anche delle connotazioni proprio pratiche. Anche, per esempio, se vi interessa sapere anche il tipo di microfonazione diversa, durante il concerto uno ha o il cavo, il microfono col cavo, o il gelato, come si chiama in gergo, o ci sono le spie a terra, i monitor, o ci sono gli air monitor, ma comunque sia, la tua voce la porgi in una maniera differente, con una spinta, e hai un tipo di ascolto molto diverso, perché devi sentire anche molto 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 forte gli strumenti. Nel teatro abbiamo dei microfoni o qua, o alcune volte a goccia nella testa, dunque la spinta e l'utilizzo del tuo tratto vocale è sicuramente calibrato in maniera differente. Poi potrei stare qui a parlare 200 ore delle differenze del teatro musical con la discografia. Il mondo è diverso, proprio i personaggi che girano attorno sono diversi, il linguaggio che si parla è diverso, è come l'avvocatese diversa dal linguaggio dei medici. Ok? Ci sono proprio delle terminologie che si vengono usate, c'è proprio tutta una preparazione anche psicologica, chiamiamola così. Allora, spero di averti accontentato, Erika. Allora,
Vediamo, questa l'abbiamo detta, questa l'abbiamo detta. Vediamo, allora, siamo arrivati a... So se vado per ordine, come me l'avete mandate, però... Sara, vediamo, cominciamo da Sara. Sara Artoni. Lavorare con un cast giovane come quello di Romeo e Giulietta è facile o difficile? Allora, viene da ridere perché... cioè, mi dai della vecchia? Mi dai della vecchia, Sara? Mi dai della vecchia? No, guarda, io ti devo dire la verità. In teatro non si ha un'età. Nessuno ha un'età. C'è un momento in cui la carta d'identità... non ha senso, le disparità anagrafiche non ha senso, si diventa una comune, guarda, una famiglia in cui tu interagisci con il più giovane, ridi e scherzi come più di loro. Io non sento questa differenza in quel momento, io sono al servizio di un mio personaggio e quando sono sul palco tiro fuori l'energia necessaria a dare il massimo, né più né meno che i miei colleghi più giovani. Può cambiare una cosa, può cambiare il fatto che tu hai un'esperienza, magari giovanissimi che intraprendono il cammino, magari per la prima volta salgono sul palco di un teatro musical, come magari il nostro Davide Merlini, che ha la sua prima esperienza. Allora, può darsi che tu in certi momenti possa suggerire, possa elargire qualche perla di saggezza, ma perché, non per farla presuntuosa, ma semplicemente perché l'hai imparata prima di lui, e dunque puoi essere d'aiuto, come possono essere d'aiuto in momenti in cui magari ti senti un po' stanca e allora c'è l'energia super giovanile che ti travolge. Però personalmente avendo un'energia che straborda, ancora se Dio vuole, io sto bene con tutti, sto bene con i giovani, sto bene con i vecchietti, sto bene con il cast tecnico, sto bene con le sarte, sto bene con la produzione, sto bene con i ballerini, le ballerine. Chi mi conosce lo sa, io sono una che gira per i camerini, parla con tutti, fa amicizia con tutti facilmente, perché si diventa una grande famiglia. E la cosa più importante è ricordarsi che in teatro si è anello di una catena. Si è tutti anelli di una catena, tutti indispensabili affinché questa catena riesca bene e che quindi favorisca lo spettacolo, che favorisca quello che noi andiamo a fare. Nessuno deve tirare indietro e nessuno deve spingere più di altri. Bisogna essere calibrati a fare il proprio lavoro nel rispetto di una compagnia, perché sei dentro una compagnia, quindi ci sono delle altre persone che interagiscono con te, e senza la sarta in quel momento che ti mette a posto il bottone non potresti salire sul palco, faccio un esempio, senza la parrucca e quindi senza l'aiuto delle nostre parrucchiere, senza il trucco giusto, non potresti essere in quel momento al massimo della tua forza, senza il microfonista che ti mette a posto il micro, cioè... quindi io sono fermamente convinta che il teatro dispendi questa disparità dell'età, cioè è un limbo nel quale nessuno più si ricorda quanti anni fa, ma diventiamo tutti un po' fanciulli e tiriamo fuori la parte più pura, più poetica, più fantasiosa che è all'interno di ognuno di noi. Abbiamo scelto di fare questo mestiere anche un po' per rimanere piccini, per rimanere giovani sempre. Altrimenti sarei andata a fare agriminologa, ok? Va bene. Andiamo avanti. Mi chiede quali sono le implicazioni positive e negative. Ripeto, io le implicazioni negative e positive trovo tutte positive, le negative non le trovo.
Forse l'unica cosa che non posso far Giulietta? Però, che ne so, in un riallestimento un po' surreale, magari Peparini lo rifà, riallestisce quest'altro anno, così, smucinando, come si dice, dalle nostre parti, dalle mie parti, tutti i ruoli, e a me mi fa fa Giulietta. E la Giulietta attempata, ma me la fa fare. Che ne sai? Sto scherzando, ovviamente. Non posso fare Giulietta. Magari Tebaldo sì, però se mi metto una parrucca, faccio la voce da uomo, magari me lo fanno fare. Sto scherzando, eh? Non ci sono implicazioni negative, io non ne vedo. Allora, Giovanna Brandano, so che non sei madre. E non essendolo, come sei riuscita ad entrare nei panni di Lady Montecchi e a mettere così tanta enfasi ed emozione nella canzone Due cuori di donna? È stato difficile? Guarda, è stato abbastanza difficile. E non te lo nego. Come dicevo prima, io non sono madre, dunque mi sono dovuta fare una ricerca interiore. Ecco, questo è la persona che in questo momento non collima con il personaggio, no? Come dicevo, quindi teatro ti devi scavare, devi ricercare, devi studiare, devi capire come poter tirar fuori da te qualcosa che non sei. E mi ha aiutato che cosa? A me mi ha aiutato a pensare a mia madre, io non ce l'ho più, purtroppo, l'ho persa molti anni fa, però siccome me la ricordo bene e ce l'ho nel cuore, mi sono ispirata alla sua, il suo essere madre, il suo senso materno, quella raffinatezza, quella compostezza, quella delicatezza di animo e dolcezza che aveva mia madre. E ogni sera nell'approccio con lei di Montecchi, visto che mi si richiedeva questo tipo di maternità, soprattutto in Due cuori di donna, cerco di ricordarmi e sentirmi sulla pelle mia madre. E dunque riesco evidentemente ad essere così, come dici tu, enfatica ed emotiva grazie allo struggimento che questo ricordo mi crea. Permea tutto il mio cuore, il mio corpo, la mia gestualità e anche il tratto vocale, come tu ben sai, è differente, come tu hai sentito, è differente dall'olio. Non c'è quel graffio, ma c'è quella rotondità della voce, quella suavità, perché l'utilizzo lì delle mie corde vocali, quindi della scelta stilistica che è stata chiesta dal regista, è diversa. Ed è molto interessante poter scoprirsi anche in una maniera diversa. In quel momento mi sento madre, in quel momento mi riesco a sentire madre del mio giovane e meraviglioso Davide Romeo. Va bene, Marzia Bruno, cosa ti ha spinto a far parte di un progetto come Romeo e Giulietta? Ma me lo chiedi, ma me lo chiedi, ma insomma, allora. Io sono molto schietta, sincera. David Zart, Giuliano Peparini. Ho letto un bando che diceva produzione David Zart e regista Giuliano Peparini. La più grande produzione che abbiamo nel nostro paese in fatto di spettacoli e di musical, un nome, una garanzia, è un genio contemporaneo. Vuoi che la Faccani non volesse fare un provino? Io sono corsa a fare un provino per una cosa così, perché era sinonimo già di qualità, di professionalità, e quindi tutti agognavamo a fare questa cosa. Infatti ci siamo presentati in tantissime persone. Io ho cercato di prepararmi al meglio, di studiare molto bene le parti che mi erano richieste, di essere credibile, di avere una
una personalità che potesse interessare loro. Poi, se non sei giusta per il personaggio, c'è poco da fare quando si tratta del teatro. Ma io sono andata lì convinta e per fortuna, la commissione super professionale Zard e Giuliano, che mi ha scelto personalmente, mi hanno voluto dare fiducia e ne sono estremamente felice, orgogliosa e sono in uno spettacolo che amo follemente. Quindi, insomma, che cosa mi ha spinto? L'ambizione, direi, di fare una cosa così bella, ok? Poi, insomma, Romeo e Giulietta è una storia così fantastica che faceva acquolina in bocca. Ok? Marzia Bruno. Ah no, questa è l'ho letto adesso. Elena Paccia. Tu che sei un'anima rock, come metti questo lato di te nella tua Lady Montecchi? Oh, Lady Montecchi c'ha già una parte di default, cioè di in incipit già di rock dentro di sé, eh? Una differenziazione già stilistica del personaggio, cioè rispetto a Lady Capuleti, la Montecchi anche nelle musiche originali scritte da Prescovich è più rock, quindi cercavano una voce rock di base, cercavano una voce rock, o comunque con un graffio di un certo tipo che evidentemente io ho e hanno ritenuto fosse idoneo. Poi io ho dato la mia personale interpretazione, chiaramente, anche perché le parole di Vincenzo Incenzo mi permettono di osare per certi grafi, in certe situazioni, soprattutto nell'odio e nella vendetta. Credo che insomma la mia timbrica abbia fatto il resto, cioè serviva una voce così, a tratti tagliente, graffiante, potente, a tratti, come dicevo, raffinata, in due cuori di donna, ed evidentemente nelle mie possibilità canore, per fortuna, grazie al cielo, questo c'è, e le metto al servizio della mia amatissima signora Lady Montecchi, amata. Simona Bosisio, di tutte le esperienze lavorative che hai avuto, quale ti ha lasciato il ricordo più bello? Guarda, io ti devo dire la verità, non sono propensa a guardare al passato. E ne faccio troppi voli pindarici per il futuro. Ho imparato a stare molto concentrata sul presente. L'ho imparato, prima non ero così. Ero una che pensava al passato, oppure, ripeto, prendeva il volo della fantasia e già si proiettava al futuro. Invece ho imparato con l'esperienza della vita a godermi il momento che vivo. In questo momento io sono super concentrata, super dentro Romeo e Giulietta mi cambia il mondo. Non mi interessa altro che questo, perché quando stai lavorando dentro una progettualità ti devi dare tutta, ti devi immergere, secondo me, completamente. Quindi non ho né rimpianti del passato né, ripeto, delle fantasie particolari per il futuro. Tutto quello che ho fatto in passato mi ha reso quella che oggi sono, quindi non disprezzo e non sputo su niente di tutto ciò che ho fatto. Tutto è bagaglio che mi sono incorporata dentro e che mi ha preparata e mi ha resa quella che oggi sono. Quindi ringrazio tutte le esperienze che ho fatto, dalle più brutte alle più belle, dalle più famose a quelle riuscite un pochino peggio, a quelle che mi hanno dato tanta notorietà, a quelle minori, tutte
tutto è importante, non bisogna mai sputare sul piatto su cui si mangia, perché è una cosa sbagliata. E dalle cose negative trasformarle per vedere se ti possono invece in qualche maniera regalare qualche cosa di positivo, perché in ogni medaglia c'è il doppio verso. Angelica, il personaggio che interpreti è molto forte. Odia i Capuleti, ma allo stesso tempo ama suo figlio. Come sei riuscita a interpretare due sentimenti così lontani? Tu hai ragione, però odio e amore sono poi le facce della stessa medaglia, eh? Cioè, chi sa tanto amare, chi ama svisceratamente, non può non conoscere anche l'altra faccia della medaglia. Quindi l'odio, certo, io posso dire di non essere una persona assolutamente che sa odiare, proprio è lungi da me, lontano dalla mia proprio caratteriale, religiosa, quindi figurati. Però quando tu hai un figlio, no, che devi salvaguardare, che vuoi proteggere, che ti stanno accusando di omicidio, o te sei una madre con le unghie e con i denti lo salvi. C'è poco da fare, combatti per la sua salvezza, no? La salvezza dell'onore, e soprattutto pensiamo al momento storico. Siamo in un momento storico in cui si vivevano in maniera molto cruenta certe lotte intestine familiari. C'era questa cosa delle famiglie che lottavano fra di loro. Ma poi i sentimenti degli esseri umani alla fine non cambieranno mai, eh? Cioè, passano le generazioni, passano i secoli, ma gli esseri umani hanno nel loro animo il saper amare e il saper odiare, la parte buona, la parte cattiva. Trovo che anzi Romeo e Giulietta sia una pièce molto moderna, potrebbe essere ambientata ai giorni nostri. E infatti, insomma, anche Giuliano ne ha voluto cogliere la parte più contemporanea. Quindi la trovo moderna e disperata come i nostri tempi. Ok? Dico questa cosa qua. A tratti imperniata di quella drammaticità che viviamo proprio in questo periodo storico non facile della nostra società. Adesso qui non ci dilunghiamo in discorsi sociologici, filosofici, però non siamo certo messi bene, con la violenza, con i soprusi, insomma, non c'è bisogno che io vi dica che cosa stiamo vivendo in questi periodi. E direi che è proprio così. Allora, che carina questa domanda di Rossella. Rossella Ceppi dice: hai mai pensato di invertire il tuo ruolo con Lady Capuleti? Sì, ci ho pensato. Dice, anche solo per una replica. Sì, sì, ci ho pensato, come no, è chiaro, mi è venuto in mente, cioè, credo sia venuto in mente anche a Barbara, che ne so, penso proprio di sì. Ci ho pensato molte volte e potrebbe essere anche divertente per una volta scambiarsi gli abiti e scambiarsi i ruoli. Però dovrei studiare prima di fare questo, dovrei impegnarmi a capire ancora meglio com'è Capuleti, no? Una donna completamente diversa da Montecchi. Dunque mi dovrei ricercare, dovrei approfondire, anche se ovviamente vedendo tutte le serie di scena, oggi Capuleti io so com'è. Sarebbe una sfida intrigante, sarebbe una cosa divertentissima, però io sono affezionatissima alla mia Montecchi e dunque a ognuno il suo, ok? A ognuno il suo. Daniele Maci, in quali punti trovi dei collegamenti e delle distanze tra il tuo carattere e quello del tuo personaggio? Allora, come ti dicevo, ho dovuto tirar fuori la mamma che non sono nella vita.
Ho dovuto implodere piuttosto che tirare fuori spesso l'energia che mi contraddistingue. Sia dal punto di vista gestuale, vedete come io sono una che gesticola molto, Montecchi è più ieratica, più composta, sia vocalmente, soprattutto, ripeto, nella seconda parte dello spettacolo. Quindi l'utilizzo delle mie corde vocali, non è sempre potente con i sovracuti, come sono abituati tutti a conoscermi e mi hanno sentita in tante altre situazioni teatrali o con i Mattia Bazzara. Qui sono più, sono diversa, eh? Ho tirato fuori, se Dio vuole, una capacità vocale diversa che mi permette quindi di far capire che ci sono nelle mie possibilità artistiche altre sfaccettature. Quindi io sono grata in una maniera incredibile al mio ruolo e soprattutto a Giuliano che ha creduto in questa mia nuova veste. Non ci avrei scommesso neanche io quasi quasi. Invece lui che c'ha capoccia e ha intuito e ha sensibilità, l'ha capito ancora prima di me che io potevo fare non solo la rocker della situazione, ma anche la raffinata, la composta, la mansueta. Lasciatemi usare questo termine, l'implosa Mamma Montecchi non è mai fuori dalle righe, deve mantenere una gradualità di un certo livello ed è un sottile equilibrio sempre che bisogna tenere, eh? Non è facile strabordare, cedere, non è facile non eccedere oppure non essere sottotono. È un ruolo molto difficile il mio, che vuole una concentrazione particolare e ogni sera io mi ripeto certi dettami che ho imparato, che ho capito per andare in scena e centrare il personaggio al 100%. Ragazzi, oh, credo di essere arrivata alla fine. Sì, mamma mia, già finito, no. Allora, facciamo una cosa, amici, io ho già finito. Spero di essere stata esaustiva nelle mie risposte, spero di avervi tenuto compagnia, non so da quanti minuti siamo qui insieme. Però mi sono davvero divertita e vi ringrazio per le intelligenti e così stimolanti domande che mi avete fatto. Io vi ricordo che dal 9 siamo a Napoli, adesso tra qualche giorno, con il nostro Romeo e Giulietta Ama e Cambia il Mondo. La vostra Montecchi vi ama profondamente e adesso vi saluto, vi abbraccio calorosamente e ci andiamo a prendere tutti un caffè. Buona giornata da Roberta Faccani. A presto amici, grazie, ciao, seguiteci, amateci, ciao.